La città metropolitana di Torino è molto grande, comprende 315 comuni e oltre alla città di Torino e all'area metropolitana in senso stretto, cioè la corona dei comuni che sta intorno al capoluogo, ci sono tanti altri comuni, 315 comuni. Questa è la ragione per cui noi abbiamo, nelle settimane scorse, dato alla città metropolitana un assetto che riconosce i diversi territori, articolando la città metropolitana in 11 zone, ciascuna dei quali ha un'assemblea dei sindaci che ha nominato un portavoce, e abbiamo deciso che sempre alle sedute del Consiglio metropolitano saranno presenti i portavoce, proprio per avere costantemente in ogni passaggio di vita della città metropolitana la presenza dei territori e le loro esigenze. E abbiamo deciso in questa chiave di avere da qui a settembre due fasi di consultazione con i sindaci sul bilancio. Da qui al 28 di luglio una prima consultazione sul bilancio che abbiamo adottato oggi e che sarà portato alla conferenza metropolitana, che è l'assemblea di tutti i sindaci, il 29, e poi un secondo passaggio di consultazioni in settembre con il bilancio riformulato sulla base delle decisioni che in queste settimane il Parlamento e la Regione assumeranno. Una metodologia partecipativa che vuole associare compiutamente e pienamente i sindaci alla vita della città metropolitana.